Diciamo che il problema del paladino, il problema anche di molti artisti oggi, di molti autori come Daniele di Fumetto anche soprattutto, e per quanto per quel che concerne la satira, è che non è ben delineato il confine tra il personaggio reale e quello fumettistico. Racconto un aneddoto che abbiamo raccontato più volte. Durante il Covid, il lockdown, la striscia domenicale del Paladino, quindi le vignette, passavano sul Paese Sud, la nostra testata giornalistica, e noi ci si consultava poi ovviamente il venerdì pomeriggio sulla vignetta, su cosa proporre alla domenica. Subito dopo una diretta ritmificata che faceva il venerdì dell'originale, quando si riuscì con il mando i carabinieri con lanciafiamme, io ho sentito Daniele completamente demolito, completamente depresso, perché fondamentalmente il personaggio reale aveva rubato il lavoro. Le idee, cosa dici di più? Al fumettista. Cosa dici di più paradossale, di più ridicolo, di più legato al personaggio? Un personaggio che crede di essere uno sceriffo, che si veste da sceriffo, che ha le pistole, insomma, che risolve i problemi non da amministratore pubblico, ma come fosse un giustiziere del vecchio West. Come ti immagini il prossimo paradigma? Come ti immagini l'evoluzione del personaggio reale e fumettistico? Abbiamo visto che sono più o meno la stessa cosa. Personaggio reale ormai è indirizzato verso il delirio, verso una certa volta, no? Verso il delirio più puro, infatti mi mette continuamente in difficoltà, perché stiamo scrivendo diciamo, la continuazione di questo volume, il sequel, e diciamo l'ultima parte senza spoiler. L'idea è che non ci possa essere effettivamente una conclusione alla sua impresa, perché lui è nel suo essere sceriffo, lui scompare all'orizzonte per poi ricomparire da un'altra parte, ok? Quello vero si è preparato il successore, il clone, che lo piazzerà a un certo punto. E gli farò lo spin-off con Robin, praticamente Robin, cioè, sarà molto divertente. Se l'umorismo non ci può salvare, allora siamo condannati. Siamo condannati come razza umana, insomma, se non abbiamo più la capacità di ridere anche sul dramma, allora siamo finiti.